Roberto, mi spingono di sopra, io non mi posso. Aspetta Robby, guarda la Real Bio. Il commissario Croce ha potuto fare tutto in gran segreto. Non sappiamo come mai è successo, però ormai Renata Corinti ha la fascia tricolore sulla maglietta no ponte. Era per chiudere questa battaglia che durava per troppo tempo, perciò dato che ormai la sua è stretto nell'anno di Siamo con la capacità, è un lavoro. Quello che ci aspetta però il cambio di rotta è netto, deve essere un cambio di rotta che deve coinvolgere tutti i cittadini, se no non è un cambio di rotta. Non saremo noi a cambiare la città, noi nel senso assessore e sindaco, saremo noi tutti i cittadini. Sei entrato a piedi nudi, perché voglio rimanere con il terreno, sentire il terreno, sentire di continuare a vivere con umiltà, che questo deve essere il nostro cammino di tutti. L'emozione è forte perché sento che c'è una benevolenza da parte di tanta gente e questa benevolenza veramente la sento proprio sopra. Questa benevolenza che mi arriva da tanta gente, ieri in piazza migliaia e migliaia di persone hanno avuto proprio la voglia di abbracciarmi e io anche ho la voglia di abbracciare la gente e sento una responsabilità enorme. È una città però che ha voglia di cambiare, questo non era mai successo, lo avete detto anche tutti voi, non avete visto mai in tanti anni qualcosa del genere, perché evidentemente c'è proprio un sentimento di benevolenza anche verso la città, non verso di me solamente. Questa fascia tricolore porta anche il peso delle responsabilità che lo attendono. Sì, questa fascia tricolore ha una responsabilità enorme perché le istituzioni sono sacre. Da anarchico dico che le istituzioni sono sacre. Sono dissacranti quelli che l'hanno presa in un modo poco degno, portando questa città veramente allo sfascio non solo economico, ma anche proprio culturale e spirituale, perché la gente non aveva più la voglia di alzare la testa. Oggi è un cambio netto perché la gente sente che c'è qualcosa che è cambiato e allora vogliono partecipare. Per chi ha fermato una portaerea a mani nude, il dissesto economico-finanziario all'orizzonte non lo spaventa? No, non mi spaventa perché il default più pericoloso è quello culturale e spirituale. Allora io voglio investire sul default culturale e spirituale, perché da qui cambiano gli esseri umani, gli individui. Parlo di benevolenza, di spirito, di amore, di cultura e diventa politica. A mani nude ma anche a piedi nudi, Renato. Sì. A mani nude e anche a piedi nudi. E ha già dismesso la fascia tricolore, la sta indossando. No, perché i bambini sono i veri sindaci nostri. Noi dobbiamo tutto a loro. Il cambiamento passerà da quello che sapremo fare per i bambini. E allora i bambini sono il nostro futuro. Se vi allargate saremo tutti. Sì, guardate, io non scappo. Infatti, se siamo più larghi lavorerete tutti prima. Meglio. Ma non spinga. Io penso che dai bambini dal campo, dalla cultura e dal campo soprattutto educativo, ed è quello che fanno le madri. Lo fanno anche gli animali addirittura, proprio che hanno questo senso proprio. È la vita, la maternità è la vita. Ce lo presenti questo, ecco, questo bambino? Sì, ho scelto Michele perché devo dire, al di là dell'età, che lui farà il 24 di luglio a 9 anni. È il 24 il numero che ricorre? È ricorre il 24, il 24 di luglio lui fa 9 anni, il 24 di giugno del 2001 sono salito sul pilone, che è stata una cosa per me molto importante per questa lotta lunga e durissima. E il 24
abbiamo vinto un'elezione straordinaria e poi eravamo la sede del, che era in via 24 maggio, che già l'hanno battezzata via 24 giugno. La stampa nazionale ha identificato la tua vittoria con la vittoria del no al ponte? No, assolutamente, è riduttivo, guarda, è riduttivo, perché questa, anzi guardate, la battaglia del no ponte in questa campagna elettorale è veramente neanche lo 0,001. Qualcuno ha fatto una domanda, io non l'ho posta mai come problema, mai. Io ho parlato invece della vita di tutti, di come dobbiamo cambiare questo enorme condominio, di trasformarlo in comunità. Ho parlato di benevolenza, ho parlato di amore verso tutto e verso tutti, che non ci sono nemici, ma che ci possono essere differenze, sì. E allora di scambiare opinioni per trovare tutti assieme questa mediazione, che è una parola bella se è vista come la ricerca del bene comune. La prima cosa che farai domani mattina da sindaco? Ma guarda, intanto voglio che si smonti quella parete di vetro, perché ha rappresentato il distacco fra i cittadini e le istituzioni. I cittadini sono le istituzioni e le istituzioni sono nei cittadini, e perciò togliere quella barriera è ridare dignità a tutti, perché questa è la casa del popolo. Oggi pomeriggio l'incontro fra il sindaco Croce e il vice sindaco Signorino, cosa vi siete detti? Ma abbiamo parlato dei problemi che si lasciano qua sul tavolo, sul tappeto. Sono tanti, pesanti, a cominciare dalla questione economica, che metteremo subito sotto osservazione tutta la situazione, che è veramente devastante, e non certo l'hanno fatto i cittadini per bene. Questo che sia ben chiaro, ovviamente. Ma cercheremo collaborazione con tutti, ripeto, non sono gli 8 assessori col sindaco a cambiare questa città, ma deve essere passo dopo passo tutti. Metteremo ogni mattone di una nuova Messina fatta da tutti, non ci prenderemo il merito noi. Dobbiamo alzare il livello della nostra coscienza, della nostra anima, perché vogliamo bene a questo ecosistema e abbiamo avuto la fortuna di avere uno dei luoghi più belli del mondo. Questo non è possibile che possiamo passarci con indifferenza. Quando questo sarà nominata alla giunta in maniera formale? Questo mi fai delle domande specifiche e tecniche, sono in mezzo a una strada, nel senso che io chiederò qua molto aiuto ovviamente in queste cose qua, però guardate, io voglio mettere tutto il mio amore che ho messo in questi 40 anni. Se qualche volta vi sono sembrato duro, non era una durezza contro le persone mai, ma era la voglia e la forza di un cambiamento, soprattutto a favore degli ultimi. Io ve lo dico, sarò il sindaco di tutti, ma a partire dagli ultimi, perché voglio fare risalire quelle persone, quelle fasce deboli, o i bambini, gli anziani, i disabili, perché hanno subito già troppo. E una società veramente civile, una società umana, anche in una famiglia o in un qualunque posto dove c'è un'aggregazione di uomini, si pensa sempre a quelli che sono rimasti indietro per qualunque motivo, economico, culturale, di disabilità, cioè è un fattore umano. Ecco, perché si dice l'umanità? Perché una persona si dice che è umana? È perché ha sentimenti di amorevolezza verso il prossimo. Guardate, non dobbiamo vergognarci di queste parole, di amorevolezza. Lo so, gli altri tendono a dire parole molto tecniche per sentirsi che sono bravi, che sono grandi politici. Io vi dico che i grandi politici in questa città ce l'hanno devastata. Io non so che cosa farò. Insieme a voi voglio fare cose belle. C'era più senso del dovere o anelito d'affetto nella presenza stamane agli esami di terza media alla Drago? Ma per me è durissimo lasciare la scuola, è veramente per me è un momento difficile, perché la scuola, oltre al fatto che è stata proprio tutta la mia vita, e ho sentito che con i ragazzi si sono fatte cose così belle, perché veramente, ecco, vedi, perché ha fatto questo mestiere, voler essere ancora una volta qua in mezzo alla gente, allargata, ecco, quegli studenti allargati a tutti indipendentemente dall'età, sento quanto lo stare assieme in un certo modo, abbattendo tante cose, guardate, si sono abbattuti tanti muri ideologici, ma di ponte sì, ponte no, di culture di destra o di sinistra. Vedo che con un sentimento di affetto e di amorevolezza, vedo che queste cose cadono. Ora con i ragazzi mi mancheranno troppo, è stata la resistenza più difficile per me. Abbandonare la scuola in questi ultimi anni mi costa proprio, è la cosa più pesante per me. Però questa è un'avventura per tutta la città, e aiutateci, perché solo insieme noi costruiremo questa città. Gian Piero Neri sta cercando di darti qualcosa. Che?
chiaro. Cos'è? Cosa facciamo vedere? Questo è il corpo dei vigili urbani che ha voluto consegnarci questa dedica. Sì, 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 sì. C'è una piccola dedica. Alzalo. La leggiamo la dedica? Gira. Con grandissima stima e affetto, gli auguri di ottimo lavoro al servizio di questa splendida città di Messina, Calogero Ferlisi. Grazie. Guarda, qualunque comunità del mondo ha un percorso, qualunque comunità del mondo, e perciò dobbiamo avere pazienza. Se uno è più indietro, più avanti, non ha nessuna importanza. Ci sono comunità molto più avanti di noi, alcune più indietro. Noi dobbiamo fare i conti con la nostra comunità. Certo, ieri è stata una prova straordinaria, non solo con il voto, ma avete visto come la gente è rimasta in piazza fino a tardi e con un affetto incredibile. C'era il bisogno di abbracciarsi con tutti, veramente le lacrime si sono perse per le strade, abbiamo bagnato le strade con le nostre lacrime e a mani nude abbiamo sconfitto quello che sembrava impossibile. Questa è una iniezione di fiducia per il cambiamento individuale di ognuno di noi. Dobbiamo credere ai valori, all'utopia, a quello che abbiamo dentro nel nostro cuore, vale a livello individuale, vale a livello di una famiglia, vale a livello collettivo, di una città e di una nazione, vale per l'intera umanità. Renato, hai ricevuto la telefonata da Crocetta? Ancora non ci siamo sentiti, anche perché lui non poteva chiamarmi, che dato che non ho il cellulare. Ma da Crocetta sì, attraverso Giuseppe Arpizzone? Sì, con Crocetta abbiamo avuto questo contatto, con Felice l'incontrerò fra poco, spero. Sì, con Crocetta abbiamo avuto il primo contatto, c'è una grande disponibilità perché è presidente della regione e qui non c'è Renato Accogliti, c'è un sindaco eletto che deve parlare con la regione perché dobbiamo migliorare e aiutare tutta la Sicilia. Renato, c'è un sindaco eletto, non parliamo di Poltrone, però ci sono delle presidenze da sistemare, insomma è una cosa che va fatta, direttore generale, presidenza dell'APM e così via, ci sono delle idee? Cioè... C'è qualche idea, però ecco, in questi giorni ecco, daremo i nomi, perché voglio scegliere sempre, come ho scelto gli 8 assessori, con calma, che non vuol dire chissà fra quanto, questo è chiaro, però ho cercato di vedere nelle persone il senso di umanità, che mi interessa sempre come al primo posto, però a ruota subito le competenze, questo è chiaro. E avete visto gli 8 assessori, i nomi sono persone che tutti voi, che la stampa ha avuto parole di elogio per tutte e 8. Da domani Giuseppe Cravatto si risponde alla maglia da Conte. Io sono una persona così, semplice, la giacca verrà messa in consiglio comunale perché c'è un regolamento, però io ho un grande rispetto per chi usa la giacca e la cravatta. Io non faccio distinzioni, non esistono, ognuno ha uno stile. Ma guardate, le persone sono per quello che rappresentano, per quello che seminano, per quello che sono, per la loro gentilezza. Queste sono le persone. E per quello che noi esprimiamo con i nostri sentimenti, queste sono le persone. Perciò ogni cosa nasce da quello che è, e nasce nella nostra mente, nella nostra coscienza e poi esternamente con le nostre azioni. Questa, poi guardate, l'estetica, noi abbiamo battuto anche questi muri, la gente ha votato un sindaco con la maglietta.